La Nuzlocke, la challenge Pokémon inventata dall'internet più famosa di tutte. Un vero e proprio fenomeno del web, talmente grande che, anche se nata come challenge Pokémon, è stata adattata a molti altri videogiochi, trasformando sempre l'esperienza di gioco. Le regole principali della Nuzlocke classica sono due. Si può catturare un solo Pokémon per percorso, e se un Pokémon va KO non può più essere usato. Io sono Pabs, e oggi andiamo a scoprire la storia delle Nuzlocke Pokémon. Il concetto di challenge nei videogiochi esiste da quando siamo in grado di pubblicare le nostre sessioni di gioco e confrontarci con le altre persone su internet. I giochi Pokémon non sono conosciuti per la loro difficoltà, ed i giocatori più bravi erano alla ricerca di una sfida. È anche per questo che nei primi anni 2000 Pokémon affrontava il problema della ripetitività. Il gameplay Pokémon non cambia mai, e la gente cominciava a stancarsi dopo un po'. Tra la gente che si stancava c'era Nick Franco, studente universitario che per ammazzare la noia voleva giocare a Pokémon Rubino. Si accorse però che giocare a Pokémon Rubino con lo stesso gameplay di sempre non avrebbe proprio ammazzato la noia, e allora si autoimpose due regole. Si può catturare un solo Pokémon per percorso, e se un Pokémon va KO non può più essere usato. Grazie a queste regole, Nick si accorse che il gameplay era più interessante ed imparò a valorizzare Pokémon su cui non avrebbe scommesso un centesimo. Successivamente rese pubblica la Nuzlocke, disegnò un fumetto dove raccontava la sua partita e lo pubblicò. La Nuzlocke prende da questo fumetto anche il proprio nome. Nella quarta pagina del fumetto, il Seedot di Nick si evolve in Nuzleaf, ma subito dopo muore e la sua faccia viene sostituita con quella di John Locke, un personaggio della serie televisiva Lost, una delle più popolari al tempo. Sì, lo so che ora pensate che non ha senso, ma era il 2010, un periodo abbastanza particolare. La Nuzlocke cominciò comunque a guadagnare popolarità, e venne creato anche un sito di nome Nuzlocke Forums, con altri fumetti come Shiro's Trial, pubblicato a fine 2010, e vari blog risalenti a partire da gennaio 2011. I tempi erano diversi, e prima non si avevano gli strumenti che abbiamo oggi per ricavare informazioni. Quindi, per completare una Nuzlocke, ci volevano settimane, se non mesi. Facendo un piccolo salto temporale, ci troviamo a giugno 2011, quando le Nuzlocke sbarcano anche su YouTube. Il primo video riguardante esse è un'animazione di 30 secondi fatta dallo youtuber NotPaddle, proveniente dal suo fumetto. Il primo gameplay che abbiamo invece è datato dicembre 2011 ed è una Nuzlocke di Pokémon Diamante svolta da Aidun. In questo modo gli spettatori hanno potuto, per la prima volta, guardare a parer mio una vera e propria Nuzlocke. Non era più un fumetto o un blog, e giocatori e spettatori potevano condividere tutte le emozioni che una Nuzlocke trasmette. Se vuoi condividere anche tu emozioni con me, iscriviti al canale. E in Italia, chi fu il primo a portare la Nuzlocke? Sicuramente un colosso di YouTube, come Federic, Larzo Pokédonks, vero? No. La Nuzlocke italiana più vecchia che ho trovato, datata settembre 2012, è quella di Simone Slayer 97, uno youtuber di 28 iscritti. Dura 28 episodi ed il gioco scelto è stato Pokémon Smeraldo. Ebbene, dopo l'avvento delle Nuzlocke su YouTube, che succede? Viene introdotto l'Universal Pokémon Randomizer, uno strumento che si usa per randomizzare vari aspetti dei giochi Pokémon, come i Pokémon selvaggi e quelli usati dagli allenatori, gli starter, gli strumenti e molto altro ancora. Sono così nate le Randomizer Nuzlocke, la cui caratteristica è il gameplay estremamente imprevedibile ed esilarante. Ok, never mind, we're using KFC. I guess he. Wow, ok, when. What the hell is going on here? Why did I use. Oh, you know what, I don't care. La prima Nuzlocke presente su YouTube è di Patters, ed è data da febbraio 2012, mentre per quanto riguarda l'Italia, il primo è stato di nuovo il nostro Simone Slayer 97, a cui mandiamo anche un saluto. Le Randomizer Nuzlocke sono state un vero e proprio fenomeno in Italia, con le splay leggendari negli anni a venire, come quello di Larz su Pokémon Zaffiro Alpha o quello di Federic su Nero 2. Non ce la faccio, troppi ricordi. Mentre ci divertivamo con le Randomizer Nuzlocke, in America invece cercavano in molti di battere in Nuzlocke un hack ROM particolarmente difficile. Difficile. Non bella, ma sicuramente difficile. Pokémon Dark Rising. Quando alcuni Nuzlocke sono riusciti a battere anche questa Chrome, con 20 livelli di differenza e spammando pozioni, ma stiamoci zitti, ci si è resi conto che persino le Nuzlocke stavano diventando troppo facili. E quindi che si fa? Si creano Nuzlocke personalizzate più difficili. La Egglock, la Soul Link, la Ability Lock. Basta aggiungere una regola particolare per creare il tuo tipo di Nuzlocke. La prima Nuzlocke personalizzata è stata fatta dallo youtuber Cedi Penguin nel febbraio 2014. Il gioco era innanzitutto randomizzato, e la regola aggiunta era che non si sarebbe potuto curare al centro Pokémon, ma solo con pozioni che si sarebbe cittato. In questo modo aveva PP limitati, ed il numero di mosse che un Pokémon poteva usare era appunto limitato. Questa challenge però era un po' troppo difficile, ed infatti ci fu un cambio alla regola.
Cedi si sarebbe potuto curare al centro Pokémon una volta per medaglia ottenuta e perse lo stesso. Per quanto riguarda challenge italiane, abbiamo ad esempio la Tirlock, una challenge Nuzlocke svolta principalmente da Tirless Raptor, introdotta per la prima volta nel 2021. Oppure la Cardlock, una serie fatta quest'anno in 5v5 da Federic e altri colossi di YouTube Italia. Nel 2016 Pokémon conosce un boom di popolarità grazie principalmente a Pokémon Go, e nello stesso anno Yan, anche conosciuto su YouTube come Pichal, inventa, se così si può dire, l'Hardcore Nuzlocke. Oltre alle due regole che già conosciamo, viene aggiunto il divieto di usare strumenti in battaglia e quello di sorpassare il livello del Pokémon più forte del successivo capo palestra. Nel 2018 lo stesso streamer decide di provare a battere in Hardcore Nuzlocke le tre Acrom più difficili al tempo: Blue, Crystal ed Emerald Kaizo, versioni difficilissime dei giochi che conosciamo. Per farvi capire, in Blue Kaizo, Brock, il primo capo palestra, ha un Aerodactyl. Per quanto riguarda questo gioco, si arrese a battere in Hardcore Nuzlocke, ma riuscì a vincere dopo 49 tentativi in una Nuzlocke normale, mentre Crystal Kaizo fu più facile e lo riuscì a battere in soli 10 tentativi. Ma per quanto riguarda Emerald Kaizo, fu una sfida troppo difficile, e dopo più di 75 tentativi è stata messa in sospeso. Ok, ma perché vi sto raccontando tutto questo? Beh, dovete capire che Yan è stata la prima persona a riuscire a vincere una Nuzlocke di due giochi Kaizo su 3, e questo fu uno dei primi passi in avanti seri che fecero i Nuzlockers verso quello che sta per venire. Ma prima dobbiamo parlare di un qualcosa che ha segnato per sempre la storia delle Nuzlocke, e l'intera comunità Pokémon. Un fenomeno che ha avuto un impatto pazzesco: il video di Jaden Animations della sua Nuzlocke di Pokémon Rubino. Un'animazione a parer mio perfetta di circa 18 minuti, che conta ad oggi 93 milioni di visualizzazioni. Il video racconta nei dettagli la Nuzlocke di Jaden, con tanto di clip di gameplay per dimostrare che tutto è accaduto davvero. La Nuzlocke spopolò. Dopo l'accaduto, anche youtuber, il cui contenuto principale non esclusivamente Pokémon, ci hanno fatto video sopra. Basti pensare ad Alpharad in America o a Gravier e Fieric in Italia più avanti. Ma ora torniamo su Emerald Kaizo. Mentre Yan, o Pichal, era impegnato con l'università, un suo moderatore Twitch di nome Luapmail fu il primo a tentare un hardcore Nuzlocke di questa difficilissima ROM hack. Luapmail falliva e ci riprovava, falliva ancora ma non si arrendeva, ma dopo più di 100 tentativi cominciò a pensare che fosse impossibile. Allora molti spettatori di Luapmail divennero a loro volta streamer per provare a sfidare se stessi ed il gioco, ma nulla. Vedendo tutta questa hype attorno ad Emerald Kaizo e vedendo che il suo video reazione alla Nuzlocke di Jaden stava andando virale, Yan decide di mettere in pausa gli studi universitari per tentare lui stesso questa sfida di tenuta impossibile. Tra gli streamer comincia una vera e propria gara. Il primo che avrebbe battuto Emerald Kaizo avrebbe fatto la storia, ma c'era un piccolo problema: i primi due capopalestra erano troppo difficili e se non si trovavano certi Pokémon bisognava resettare. Luapmail aveva ragione, era veramente impossibile. Bisognava cambiare un po' le regole. Allora è stato aumentato di un livello il level cap per quanto riguarda le prime due palestre, rispettivamente da 15 a 16 e da 19 a 20. In questo modo si poteva evolvere il proprio starter prima della lotta con Petra ed avere un Gyarados prima della lotta con Rudy. La corsa continuava. Prima era Yan quella riuscita ad arrivare più avanti, poi un altro streamer, poi un altro ancora. Ma alla fine fu lo streamer Gian97 il vincitore di questa gara, il 7 febbraio 2021, mentre il nostro Yan ce l'avrebbe fatta poco dopo al 151esimo tentativo. Non vado a spiegarvi nei dettagli quanto è difficile questo gioco, ma per darvi un'idea, a tre medaglie c'è la battaglia con Max. E che Pokémon ha? Registeel, Claydol, Alakazam, Dusclops, Crobat e Houndoom. E per quanto riguarda la Lega? Beh, se non pianifichi ogni singolo turno di tutte e cinque le battaglie e ti va male anche solo una cosetta, hai perso la run e devi cominciare da capo. Sono stati fatti volontariamente tantissimi documenti per aiutare la gente a battere un hardcore Nuzlocke di questo gioco, che potete trovare voi stessi online nel caso in cui vogliate provare questa sfida. Ma non vi nego che, data la presenza di guide passo per passo, ora è quasi tutta questione di fortuna. Lo youtuber più famoso ad averla battuta è appunto Yan, e potete trovare su YouTube anche un video dove va a raccontare il suo percorso. E in Italia, mentre registro questo video, ancora nessuno ci è riuscito. Ok, ma cosa viene dopo tutto ciò? Nuzlocke ancora più difficili, e così nascono la Hardcore Plus e la Deathless. La Hardcore Plus non è altro che la Hardcore, ma con regole in più. Niente mosse che bustano le statistiche, niente IV, niente mosse che variano il meteo, niente pseudo leggendari e niente divertimento. La Deathless invece, come dice il nome stesso, è basata su una semplice regola in più all'Hardcore: vietato far morire un qualsiasi tuo Pokémon.
In questo periodo, uno streamer di nome DRXX scoprì anche un trucco ad oggi molto famoso nelle Nuzlocke, che ci permette di manipolare gli incontri coi Pokémon selvaggi. Quando usiamo un repellente, questo non ci fa evitare incontri con Pokémon di livello pari o superiore a quello del Pokémon nel primo slot della nostra squadra. Alcuni Pokémon selvaggi si trovano solo ad un certo livello. Usando un repellente, possiamo quindi aumentare le probabilità di incontro per un determinato Pokémon o addirittura forzarlo. Scoprì anche una nuova strategia, farsi addormentare per evitare status ed usare la mossa sonnolalia. Un'altra riforma importante di quel periodo, che all'inizio fu controversa, è stata l'introduzione di caramelle rare cittate per evitare il grinding nelle hardcore Nuzlocke. Ok, ma è rimasto un Akrom che doveva ancora essere battuto in Hardcore Nuzlocke, Pokémon Dark Rising. Un gioco rotto con mosse senza i propri effetti secondari, prete discutibili ed intelligenza degli allenatori un po' sballata. Dopo 9 anni, nel 2022, venne comunque battuto da uno streamer di nome Burrito, che fu anche il primo a battere un Hardcore Nuzlocke di Pokémon Radical Red. Ora, Radical Red non è un Akrom qualunque, è certamente difficile quasi quanto Emerald Kaizo, ma è anche in costante aggiornamento. Battere una Nuzlocke della versione 2.3 non è ad esempio lo stesso di batterne una nella versione 4.1, ma per quanto riguarda questo gioco l'Italia può vantare un record. Il nostro Creepy quest'anno è stato il primo al mondo a battere un Hardcore Nuzlocke di questo gioco in modalità Hardcore, nella versione 3.0. Ad oggi invece molte persone, tra cui Creepy stesso, tentano di battere un Hardcore Nuzlocke del gioco Pokémon più difficile mai creato, Pokémon Run and Ban, un Akrom dove la seconda capopalestra è uno Zygarde. Un Akrom che, 19 mesi dopo la sua uscita, è stata battuta solo da 33 persone in Hardcore Nuzlocke, tra cui Jan, che ci è riuscito giusto 2 mesi fa. E mi auguro personalmente che Creepy possa essere la 34esima. Alla fine, penso che ne abbiamo veramente viste di tutti i colori per quanto riguarda le Nuzlocke. Da un fumetto, alle run su Emerald Kaizo, passando per i video di Jaden, con quasi 100 milioni di visualizzazioni, e Radical Red, con il record di Creepy. Per quanto riguarda il futuro, non so davvero che aspettarmi. Ma sicuramente la community attorno alle Nuzlocke continuerà ad evolversi. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento!